Abbiamo visto la volta scorsa i primi concetti intuitivi di statistica descrittiva e in particolare come si rappresentano dei dati, delle informazioni. Oggi vediamo una cosa in particolare, come si realizza un istogramma, okay? Come lo si può costruire. Si può farlo anche a mano, ma è molto meglio usare il computer, che ha strumenti potenti e gratuiti per poterlo fare. Allora, costruzione o realizzazione di un programma. Supponiamo, per esempio, di una cosa molto semplice che chiunque può fare senza chissà che, anzi potremmo farlo per davvero, solo che non ho lo strumento. Andiamo a studiare qual è la statistica che otteniamo se lanciamo un dado a 6 facce. Questa è una cosa che conoscono tutti, giusto? Quindi il processo che andiamo a studiare è quello del lancio di un dado a 6 facce. Quali sono gli esiti possibili? Cosa possiamo ottenere? Andiamo a lanciare un dado a 6 facce. 6 numeri da 1 a 6, numeri naturali da 1 a 6. D'accordo? Però possiamo lanciarlo tutte le volte che vogliamo. 1, 2, 3, 50, 10.000 volte. Non lo facciamo 10.000 volte oggi, ma insomma, si può fare. Quindi, in questo caso, aspetta, è un processo molto semplice, però ha dentro di sé tutti i passaggi fondamentali che ci servono. La raccolta dei dati è elementare, si lancia il dado e si riporta su un pezzo di carta gli esiti raccolti, cioè i dati che sono usciti. Supponiamo di aver ottenuto questi numeri. 1, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 2, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10, 10 volte. Ok? Per costruire l'istogramma dobbiamo andare a conteggiare, ricordate cosa c'era nell'istogramma? Due assi. L'asse orizzontale, i possibili esiti, okay? Cioè le modalità in cui una caratteristica si presenta, parlando in termini generali, e in verticale le frequenze relative o assolute. Se grafico le frequenze assolute, ho un grafico assoluto. Se invece grafico le frequenze relative, si cerca un grafico normalizzato. La frequenza, qui mettiamo N sta per il numero che è uscito, F maiuscolo sta a indicare la frequenza assoluta, cioè quante volte quell'esito si è presentato. Cominciamo col numero 1 e contiamo quante volte esce l'1. Una sola volta. Il 2, andiamo per ordine, ne ho 1, 2, 3. Il 3, due volte, per riuscire a starci, il 4 una, il 5 mi sembra due volte, e il 6 una. Ok? Queste sono le frequenze assolute, perché quello è proprio il numero di volte che quell'evento si è realizzato. Le frequenze relative, chiamiamole F minuscola,
sono date dalla frequenza assoluta diviso per il numero di lanci, eventualmente per 100. Siccome ho 10 lanci, avrò l'1 avrà una frequenza di 0,1, il 2 0,3, il 3 0,2, il 4 0,1, il 5 0,2, il 6 0,1, oppure se preferite 10%, 30%, di nuovo 20, 10, 20 e 10%. Posso dare in decimale o in percentuale, è indifferente. D'accordo? Fatto questo, si va a riportare. Ho copiato la pagina. A costruire il grafico dove abbiamo il numero uscito e la sua frequenza. Quindi nel caso nostro la frequenza F piccolo possiamo anche prenderla come la probabilità statistica, cioè la probabilità a posteriori. Ok? Costruiamo, ripeto, il nostro istogramma. Io ho N, qui ho, mettiamo per adesso F, 1, 2, 3, 5 e 6. L'1 si è verificato una volta, avrà un istogramma alto 1, il 2 si è verificato 3 volte, il 3 2 volte, il 4 1, il 5 2, il 6 1. Questo è il nostro istogramma. Ok? Che illustra i nostri dati. Tutto chiaro? Qui in altri contesti che cosa può cambiare? Beh, qui è abbastanza semplice decidere come realizzare i rettangoli. Perché? Perché ho una variabile statistica, come cioè il lancio dei dadi, discreta. Non ho uscite tra l'1 e il 2. Quindi mi interessa le volte che esce l'1, il 2, eccetera. Ma se è una variabile che potesse assumere tutti i valori che escono tra 1 e 6, allora dovrei decidere quanti intervalli scegliere. E ci sono criteri statistici che mi aiutano in questo. Se la variabile è discreta non c'è problema. Se è continua si pone il problema di quanti intervalli fare, quanti rettangoli mi servono. Esistono criteri per fare una scelta tutto sommato funzionale. Però per adesso questo non ci riguarda. Finché ho 10 lanci, tutto sommato è abbastanza semplice. Quando comincio ad averne 10.000, farlo a mano può diventare un problema. Ok? Però vediamo quali strumenti ci sono per poterlo realizzare utilizzando l'informatica. È tutto chiaro fin qua? Uno strumento estremamente utile per questo è il foglio di calcolo. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Sono sicuro che c'è, ma adesso non so. Lavoriamo sempre per quanto possibile in ambiente open source, quindi utilizziamo Calc di LibreOffice, che è il foglio di Calc, analogo di Excel. Tutto chiaro? Come avere il foglio a quadretti. Allora, qui oltre a poter inserire nelle nostre quadretti, che qui si chiamano celle,
Qualcuno conosce già Calcare già usato? Consente di utilizzare, come se fosse ripeto un foglio a quadretti, informazioni contenute in ogni singola cella, che possono essere di tipo numerico oppure anche di tipo testuale, d'accordo? E di eseguire dei calcoli sui contenuti delle diverse celle, d'accordo? La prima cosa in cui Excel ci aiuta, anzi Calc ci aiuta, è la seguente. Intanto la prima cosa che possiamo fare è dare un titolo al nostro foglio, come se proprio fosse una pagina, un foglio a quadretti. Per esempio, lancio di un dado a sei facce, poi qua. Maiuscolo, ok, anche se deborda la riga lo considera contenuto nella casella B2, le celle, i quadretti hanno delle coordinate che sono come quelle della battaglia navale, prima una lettera e poi il numero. Una cosa che Calc ci aiuta a fare è lanciare il dado. Possiamo fare un lancio simulato. Possiamo chiedere a Calc di lanciare il dado al posto nostro. L'istruzione per fare questo è una funzione. Quando do al computer un'istruzione per fare un calcolo, lo do sul foglio di calcolo, il computer mi chiede, per avvisarlo, guarda che quello che segue è un'istruzione di calcolo, di cominciare con l'uguale. Ok? Altrimenti lui lo prende come se fosse un testo, quindi non lo esegue. L'istruzione è casuale, numero casuale, perché i dadi escono a caso, tra, quindi casuale, punto, tra, vediamo se funziona, il primo numero, cioè quello più piccolo, che è nel caso del dado l'1, cioè, poi punto e virgola, il più grande esito possibile, che è il 6. Questa istruzione dice al computer, lancia un dado, cioè produce un numero a caso tra 1 e 6. Do invio e lui dice 5. È tutto chiaro? Ora, anziché rifarlo, ripeto, scriverlo quante volte, posso copiarlo. Mi riposiziono sulla cella in questione, vedete che c'è un puntolino nero a destra. Se ci vado sopra quel mouse diventa una crocetta. Punto su quella crocetta schiacciando il tasto sinistro e la copio e trascino. Scusate, sono un po' angolato. Non lo lascia fare, ecco. Se io lo faccio una volta sola, lui copia la funzione e la riesegue. È chiaro? Quindi lancia un'altra volta un dado a 6 facce, stavolta gli è uscito 6. Analogamente lo copio 8 volte, lui copia e lancia automaticamente il dado. Vediamo quanti ce ne sono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poi vediamo se riusciamo a copiarli anche a destra. Poi manca uno. Dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 per 2, 30 lanci. Non sono tante, ma non sono neanche poche. Che si può fare di meglio, ma intanto contentiamoci così.
Quindi abbiamo la nostra popolazione statistica, che è l'esito del processo lancio del dado. Possiamo averlo ottenuto simulando quel computer oppure avendo rilanciati veramente. Per costruire l'istogramma ho bisogno di ricreare quella tabellina che abbiamo fatto prima a mano. Quindi mi metto su un'altra colonna e a questa do un titolo, lo chiamo N, cioè il numero che è uscito. E sulla sua destra scrivo F grande, che sta per frequenza assoluta. Ok? Questi sono, è testo, questo non è una funzione, solamente mi ricordo, serve a me per ricordarmi che cosa c'è lì sotto. E sotto N scrivo a mano quali sono gli esiti possibili, cioè come è fatto il mio campione. C'era l'1, il 2, il 3, il 4, il 5 e il 6. Adesso faccio contare al calcolatore, cioè a Calc, le frequenze assolute. Gli dico, cioè, vai dalla cella B4 alla cella C18 e conta quante volte c'è l'1. Posso farlo anche a mano, però, e se lo fa lui è meglio. Ok? L'istruzione, anche in questo caso è un'istruzione di calcolo, quindi comincia con l'uguale, si chiama conta.se. Conta.se. Cioè conta quante volte se succede questo. Virgola aperta, già appare una guida. Adesso posso farlo anche a mano, ma quel mouse viene meglio. Vado a evidenziare l'area che deve considerare. Conta se all'interno di queste celle, ok, punto e virgola, cioè dalla B4 alla C18, succede che cosa? Qual è il criterio? Se quello che vedi è uguale, per esempio, a 1. E poi chiudo. Cioè conta se la cella dalla B4 alla C18 hanno un contenuto pari a 1. Vediamo se qualche volta vuole gli apici, qualche volta no. No, voleva gli apici. Qual è il criterio? Va tra apici, tra doppia virgoletta, per capirci. Eccola. Dice che c'è 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ripeto, conta se, conta punto se, parentesi tonda aperta, prima cella in alto a sinistra, 2 punti, ultima cella in basso a destra. Punto e virgola, apice uguale a 1, nel nostro caso. Poi la riga dopo sarà stesse celle ma uguale a 2. Ok? Ora anche qui possiamo copiare, solo che stavolta se io copio banalmente quello che ho scritto, incorro in 2 tipi di errore. Il primo è che il criterio uguale a 1, che è tra apici, non viene cambiato. Lui conterà in tutte le celle quante volte trova l'1. Il secondo è che se lo scrivo in questo modo, B4, C18, se copio il contenuto di una cella, lui aggiorna l'indirizzo, cioè sulla seconda cella, proviamo a farlo, Excel è fatto in modo, cioè calcolato in modo che spostando lui aggiorna, cioè lui mi dice tu mi sposti una riga sotto, allora io conto da una riga sotto, cioè viene spostato tutto quello che lui utilizza, d'accordo? Quando do indirizzi, cioè coordinate di celle di questo tipo, si dice che è un indirizzamento relativo, cioè che può cambiare. Siccome io non voglio che cambi, perché è inutile che vada a contare queste 2 celle che sono vuote, okay,
voglio che anche se copio le celle rimangano quelle, devo dargli quello che si chiama un indirizzamento assoluto. Questo si fa premettendo alla lettera e al numero $1. Quindi qui scriviamo, conta se non B4 ma $B$4. Dopo due punti, $C$18. Ok? Quindi adesso che ho l'indirizzamento assoluto posso copiare e le celle rimarranno quelle, ma rimane quello anche il criterio di scelta, cioè l'uguale a 1 devo far diventare manualmente un uguale a 2, quindi qui devo andare a cambiare non più uguale a 1 ma uguale a 2, qui uguale a 3, poi 4, poi 5 e infine 6. Ecco fatto. Adesso siamo a posto. Adesso abbiamo costruito una sequenza di celle dove ci sono i conteggi delle frequenze assolute. Se voglio le frequenze relative, mi posiziono qua a fianco, mettiamo F piccolo, frequenza relativa. Per la frequenza relativa devo prendere il contenuto della cella a fianco, cioè quella assoluta, diviso il numero dei dati. Ok? Eventualmente per 100. Ma siccome io sono pigro non voglio contarmi i dati ogni volta, poi magari cambio il numero di celle, allora lo faccio fare a calc. Lo mettiamo qui, per esempio in questa cella l'ho scelta a caso, scrivo N maiuscolo è uguale, questo è testo, serve a me per capire cosa sto facendo. N significa numero totale di dati e a fianco scrivo conta quanti dati ci sono in totale, quindi farò un uguale, operazione di calcolo, un altro conta se, anche qui mi interessano tutte le celle, ma stavolta mi basta che sia quindi apice maggiore di 0. È sufficiente che il contenuto non sia 0. Mi dice che sono 30. Ok? Detto questo, quindi nella cella F13 abbiamo il numero per cui dividere le frequenze relative e assolute. Quindi qui a fianco metterò uguale, cioè esegui questo calcolo, vai a leggerti la cella a fianco, quindi F5, perché lì c'è la frequenza assoluta, e dividi per il numero totale di dati. Qui però, poi copierò questo dopo, siccome voglio che questa cella, la cella di lettura, venga aggiornata, ma non venga aggiornata questa, l'indirizzo su cui andare a leggersi il numero totale di dati gli do come indirizzamento assoluto, perché in ogni caso leggerà sempre 30. Quindi qui va scritto $F$13. Il 20%. Poi questo lo acchiappo e lo copio. 20%, 16. 6, 13, 13, 20%, di nuovo 16. Queste sono le frequenze relative. Se lo voglio in percentuale, aggiungo 1%. Torno qui e scrivo per 100, ok?
che ovviamente dopo dovrò copiare. Adesso viene il bello, facciamo il grafico. Abbiamo i nostri dati, facciamo il grafico delle frequenze assolute, per esempio. Evidenziamo le due colonne che ci interessa mettere nel grafico, quella in orizzontale e quella in verticale. Evidenziate queste, vado sulla colonna, vedete questa icona qua sopra? Se lasciate il mouse lì appare la scritta grafico. Clicco una volta, lui da solo fa già quasi tutto. Dice che tipo di grafico ti interessa? Mi va bene questo, perché è un istogramma. Andiamo avanti. I dati vanno bene questi, li correggiamo dopo. Andiamo avanti. Questo è il titolo. Lancio di un dado. Dado a 6 facce. Sottotitolo non ci serve, asse delle x, il numero n, asse delle y, frequenza. Ok? Fine. Qui appaiono due colonne, perché la colonna azzurra, che adesso cancelliamo, è la prima. Invece a me la prima non interessa mettere in istogramma, mi interessa che la prima appaia solo in orizzontale. Quindi eliminiamo, andiamo su area dati, serie di dati, la prima la rimuoviamo. Questo è il mio istogramma. Ho messo anche un titolo, una leggenda, se l'asse di X, l'asse di X. Ok? Questa immagine, volendo, posso copiarla e inserirla, vediamo se ce la facciamo, in un foglio di testo. Voglio scrivere una relazione dove mi interessa inserire la figura, nella messa, chissà per quale ragione, in realtà ho la possibilità di copiare la figura, la metto nel importante. Torniamo al discorso di prima. Supponete di avere, come in questo caso, un campione di dati, nel nostro caso i numeri del lancio dei dadi, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. Come faccio a caratterizzare la posizione, cioè qual è un numero che rappresenta il mio insieme di dati? Si chiama indice di posizione centrale. Qui sappiamo già all'inizio che i dati vanno da 1 a 6. Ma se questa informazione non è data a priori, per esempio devo fare un sondaggio su, che ne so,
qual è la frequenza con cui una popolazione, per esempio la classe, si dedica alla lettura per sport, per hobby. Allora avrò anche lì un numero di ore più o meno, presumibilmente da 0 fino a qualche ora al giorno in media, però il numero tipico non lo conosco. Per caratterizzare la posizione, un modo molto semplice è la media. Grandezze che servono a dire più o meno qual è la posizione della distribuzione del mio campione. 1 per esempio è la media. Cioè la somma di tutti i dati che ho diviso il numero di dati. Se rappresento i miei dati con x, una grandezza a priori ignota, sommo tutte le grandezze che ho rilevato e diviso per quanti dati ho a disposizione. Quella si chiama media ed ha un valore tipico della mia distribuzione. Nel nostro caso, per esempio, nel caso del lancio dei 30 dadi, sarebbe la somma di tutto il contenuto di queste 30 celle diviso 30, e sarà sicuramente un numero tra l'1 e il 6. Per fare questo usiamo anche in questo caso una funzione di calc che proprio si chiama media. Quindi scrivo la media della mia distribuzione uguale, e a destra gli faccio calcolare la media. La funzione per calcolare la media si chiama proprio media, parentesi, dalla prima all'ultima cella, quindi B4, due punti, C18. Mi dice che è 3,46 periodico, 3,5. Un numero compreso tra il 3 e il 4. Ok? Tutto chiaro? Quindi, ricapitolando, posso utilizzare le funzioni di calc per generare un numero casuale da 1 a 6 che simula il mio lancio di dadi, oppure posso lanciare il dado fisicamente, non ha importanza. Poi costruisco l'istogramma delle frequenze assolute con la funzione conta sé. Una per ogni esito possibile, dall'1 al 6. Calcolo le frequenze relative, se mi interessano, se vogliono anche solo quelle assolute, evidenzio le due celle che mi interessano, faccio il grafico e ho l'istogramma del mio lancio dei dadi. Okay? Che cosa deduciamo da questo? Che è un istogramma più o meno abbastanza costante. Perché? Perché a priori non c'è nessun motivo per cui una faccia esca più facilmente dell'altra. Quindi mi aspetto che se facessi, facendo pochi lanci, avrò possibili differenze tra una colonna e l'altra. Se facessi un numero molto elevato di lanci, la probabilità statistica a priori approssimerà sempre meglio quella matematica a priori. Dovrei avere un istogramma quanto più piatto possibile, tanto più il numero di lanci è elevato. Ok? Qual è un limite di questa procedura? Il limite è il fatto che se
qui non è il caso, ma se avessi una necessità di cambiare il numero di intervalli, non da 1 a 6 ma da 1 a 4 per esempio, per qualche motivo, cioè voglio ridurre il numero di intervalli, i dati rimangono quelli che sono, ma mi interessa per esempio vedere se i numeri pari escono più facilmente dei numeri dispari. In quel caso devo ricostruire tutto da zero, cioè questa parte devo rifarla. Okay. Esistono altri programmi che rendono questo molto più facile. Tutto chiaro? Un altro indicatore di posizione centrale, oltre alla media, è la mediana, la quale ha la seguente proprietà: è il valore centrale, in modo tale che ci siano tanti numeri in eccesso quanti in difetto. Qui anche qui non sarà molto diversa dalla media. Sempre il B4C18, la mediana è 3C, quindi media e mediana in questo caso coincidono. Tanti dati escono più grandi di 3,5, cioè da 4 compreso in su, altrettanti ce ne sono sotto i 3,5, cioè il totale da 1 a 3 è lo stesso che da 4 a 6. Questo me lo aspetto perché la distribuzione delle frequenze in teoria, quella teorica, è simmetrica, okay? Quindi il valore centrale sarà proprio il punto medio tra il massimo e il minimo. Non è sempre così. Non tutte le distribuzioni di frequenza sono simmetriche. In quel caso la media e la mediana possono differire anche di molto. Okay. Supponete di aver avuto 10 volte 1 e una sola volta 6. La media è 4, mentre la mediana è 1. Ma faremo un esempio anche di quello. Per oggi direi che basta così. D'accordo?